Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Bassano TG. Come ogni domenica, rivediamo insieme i fatti principali della settimana. Consiglio comunale al Vetriolo a Bassano. Per 5 astenuti del PD passa la mozione del consigliere Francesco Fantinato che richiede di rivedere il ricalcolo degli oneri dei parcheggi interrati fissati nel consiglio dello scorso 23 dicembre al 100%, su indicazione dell'assessore all'urbanistica Mauro Beraldin. Un provvedimento che a Fantinato non si sa perché non era andato giù ed è strano se si considera che questo avrebbe significato maggiori introiti alle casse comunali e un'equità di trattamento. Finalmente, c'è da dire. La mozione passata ieri conferma l'assessore Beraldin non ha alcun valore, ma forse si mette in rilievo proprio il fatto che in Consiglio Comunale c'è chi pensa più agli interessi di pochi che a quelli di un'intera collettività. Cosa succede dopo l'approvazione della mozione di ieri? Non succede proprio nulla, la mozione di ieri fa solo ancora un po' di confusione, però di fatto non sposta e non cambia assolutamente niente. Saranno mandate quanto prima tutte le lettere a chi di dovere, a cominciare dai centri più grossi, naturalmente il Grifone è l'unico, il palazzo delle professioni, per poter recuperare fino all'ultimo centesimo di quanto spetta al comune di Bassano. Dispiace naturalmente che succedano queste cose, perché più di concentrarsi a risolvere i problemi dei cittadini, invece in questo caso si continua a fare confusione perché il comune non recuperi quello che ha il dovere e il diritto di recuperare. Da anni stiamo lottando per cercare appunto di recuperare quello che è dovuto al comune, con consiglieri che al posto di aiutare si mettono di traverso. Ieri mi pare che sia stato l'ultimo colpo di coda, diciamo, dei professionisti del cemento, no? Come una volta veniva definito il partito del mattone, per dare un segnale alla città di un certo tipo che io non condivido. Le leggi vanno rispettate per tutti, grandi, piccoli e potenti, e soprattutto quello che è giusto fare va fatto. Già, l'ultimo colpo di coda di un'elite che siede sulle poltrone del Consiglio e che pare abbia ben poco a cuore il bene della città, e fa riflettere in tutto ciò anche il mancato appoggio del Partito Democratico a un lavoro di recupero di denaro pubblico. Per sapere se l'ex stabilimento Yar Siltal abbia cambiato destinazione d'uso bisognerà ancora attendere. L'ultimo consiglio comunale di Bassano del Grappa non è stato in grado di offrire una risposta definitiva. All'interpellanza dei consiglieri Paola Facchinello e Gianandrea Borsato, il sindaco ha risposto che il comune sta chiedendo ulteriori chiarimenti sulla vicenda. Una fumata nera per una vicenda in cui, se venisse confermata la mutazione d'uso, entrerebbe nelle casse di via Matteotti un tributo di 1.800.000 euro. Non male di questi tempi, e non a caso negli ultimi giorni si erano moltiplicate le prese di posizione di consiglieri comunali per un chiarimento della vicenda. Il tecnico della ditta proprietaria dello stabilimento dichiarava nella relazione tecnica di presentazione dei lavori che interessano l'edificio come l'ex stabilimento verrà utilizzato come magazzino periferico per la loro attività di logistica, ma evidentemente non basta. Se a 5 mesi dall'inizio dei lavori il comune non è in grado di esprimersi su cosa stia accadendo in via Trozzetti. Persino sugli introiti regna la confusione, se in aula si è sentita la cifra di 400.000 euro, un quarto rispetto a quanto previsto. Un numero che in aula ha suscitato più di una perplessità, un po' troppo basso rispetto alla superficie presa in considerazione e un po' troppo distante rispetto al 1.800.000 euro previsti. La vicenda resta dunque aperta, ma intanto di soldi per la città non se ne vedono. Certamente quando si parla di riduzione dei finanziamenti alla sanità la cosa preoccupa, stiamo parlando a livello nazionale, stiamo parlando di fondo sanitario nazionale, ma è dal fondo sanitario nazionale che derivano poi i fondi sanitari regionali, per cui da un lato c'è la preoccupazione per il valore assoluto del fondo sanitario nazionale, deriverà poi anche la preoccupazione di come questo sarà ripartito, il fondo sanitario nazionale. Io mi auguro che nell'ambito di questo taglio valga la regola che le regioni, e non è solo il Veneto, sono più di una, che le regioni che hanno investito in attenzione, rigorosità, qualità dei servizi, sostenibilità dei conti, non debbano subire un'ulteriore penalizzazione. Senta, l'utente, il cittadino, deve preoccuparsi secondo lei in questo momento? Io mi auguro di no, nel senso che l'obiettivo, cioè io come direttore generale sono qui per fare che cosa? Per garantire che vengano erogati in maniera adeguata come quantità e qualità i servizi. Questo è il nostro compito e faremo il massimo, il possibile, perché con le risorse che vengono date ciò continui. Però è indubbio che se in Veneto, dove abbiamo una situazione di attenzione
all'utilizzo delle risorse che abbiamo, dovesse esserci un'ulteriore riduzione di finanziamenti alle aziende, qualche problema potrebbe sorgere. Prima importante vittoria di questo percorso che noi stiamo facendo per difendere la caserma e il comando compagnia di Bassano del Grappa. Importante perché il ministro, chiamato a dare risposte, quindi in sede ufficiale, dal vicepresidente Gasparri, ha detto non c'è un piano tagli, ci sono delle ipotesi, ma questa è un'affermazione importante perché ovviamente è fatta in sede istituzionale. Come andare avanti adesso? Non si deve assolutamente abbassare la guardia, perché il mio dubbio, la mia preoccupazione è che sempre c'è, vuol dire, una campagna elettorale, allora è certamente impopolare chiudere una caserma dei carabinieri, l'abbiamo visto dalle migliaia di firme raccolte, ma è anche vero che dobbiamo tenere tutte le informazioni ed essere molto presenti in questo momento. Quindi io ringrazio tutti i cittadini, ma anche le istituzioni, le associazioni di categoria, perché ora dobbiamo continuare a fare in modo che sul comando si tolga anche l'ipotesi. C'è tanta preoccupazione, si vuole reagire e credo che questo sia un buon segnale. Preoccupazione motivata, direi, visto quello che è successo con il tribunale. Ci siamo tutti svegliati malissimo col tribunale, perché non si deve lasciare che pezzi importanti se ne vadano e perché purtroppo le istituzioni, lo Stato ragiona con i decreti. Quando una cosa è scritta si fa molta fatica a tornare indietro. Ecco perché io magari ho voluto giocare d'anticipo e fare in modo che tutta l'attenzione ci fosse sul comando compagnia. Qualcuno diceva che è solo un'ipotesi, vediamo, aspettiamo. No, aspettare vuol dire rischiare grosso, l'abbiamo già dimostrato col tribunale. Chi rispetta i veneti rispetta la loro bandiera. Così il presidente del Veneto Luca Zaia, che oggi a Vinitaly ha consegnato al premier Matteo Renzi il gonfalone di San Marco. Questa regione è una delle colonne dell'Italia, ha commentato Renzi, e sono orgoglioso di ricevere la sua bandiera. 1100 anni di storia è un segno di grande rispetto nei confronti di Veneti, quel rispetto che ad esempio non hanno le istituzioni dello Stato presente in Veneto, che non espongono la bandiera. Esporre la bandiera del Veneto vuol dire rispettare i veneti e inchinarsi davanti a un popolo che ha dato tanto e dà tanto all'Italia. Il Veneto è una regione che ha dato molto e che continua a versare nelle casse dello Stato, e Renzi l'ha ammesso oggi dicendo che la nostra regione ha pagato più di altri. Beh, noi siamo i più virtuosi, siamo i più bravi nella gestione dei conti, siamo una regione di riferimento nazionale per la sanità. Lasciamo ogni anno 21 miliardi di tasse a Roma, è il nostro residuo fiscale. Non capiamo per quale motivo dobbiamo chiudere le aziende, vedere imprenditori che si suicidano, cittadini che perdono il posto di lavoro e continuare a pagare a Roma tasse che vengono sprecate. Adesso da Renzi si aspettano i fatti, il Veneto vuole risposte concrete. Beh, finirà la luna di miele, passeranno i 100 giorni, poi risultati che significherà provvedimenti che dimostrino poi che dai buoni propositi si passa a attività che siano efficaci e concreti per i veneti. La Lega ha preso una posizione molto netta sull'arresto dei 24 indipendentisti. C'è stata una manifestazione ieri a Verona, se ne prepara un'altra, credo, venerdì a Vicenza. Sì. Questa è una posizione per la libertà di espressione, perché da quello che leggiamo dagli atti non c'è stato nessuna azione che ha creato danni o nocumento a nessuno. Quindi sicuramente parole grosse al telefono, sicuramente in cene private magari qualcuno ha detto qualche parola di più, ma appunto sono parole, e questo potrebbe capitare anche a qualcun altro in un prossimo futuro. In questo caso appunto sembra una carcerazione preventiva, forse per incutere un po' di timore. Ci sono novità da questo punto di vista? Si potrebbe arrivare a una soluzione in tempi rapidi? Mi pare si stia facendo, anche analizzando i primi interrogatori, che non sta emergendo niente di particolare, e mi pare che i giudici stiano forse pensando appunto a una restrizione ai domiciliari perlomeno. Come è stata la risposta dei veronesi? Direi ottima. Ho visto qualche titolo di giornale che parlava di 1000 persone, è falso. Chi ha visto le riprese, chi ha visto le foto, ha visto una piazza strapiena e tiene ben più di 1000 persone quella piazza. Parliamo di migliaia e migliaia di cittadini che hanno aderito a questa manifestazione, anche non leghisti.
centenario della Grande Guerra, intanto la regione in prima linea, soprattutto però in un messaggio ben chiaro che si vuole lanciare ai giovani, alle scuole. Soprattutto ai giovani, dobbiamo dire che altri giovani combatterono nelle trincee, basta leggere qualche lettera, ecco, non filtrata da storiografia ufficiale, per capire quale era il senso del dovere nei confronti dei propri fratelli vicini in trincea. Per troppi anni essere orgogliosi di essere italiani voleva dire sostanzialmente essere fascisti, e questo è stato il caso per cui è stato rimossa completamente pagine intere di storia. Essere orgogliosi di essere italiani vuol dire essere innamorati della propria terra, della propria storia, della propria cultura. Regione in prima fila, in vista delle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra, inizia la mobilitazione per una serie di attività per ricordare una delle pagine più intense della storia d'Italia. Alpini in prima linea, oggi e domani a Marostica, per un convegno a livello nazionale mirato a studiare le linee di divulgazione delle attività programmate per il centenario. Tra i presenti d'eccezione il senatore Franco Marini, che in un momento in cui l'unità nazionale vacilla ripropone i valori di partecipazione e condivisione. Noi dobbiamo riscoprirla, spiegarla, far coinvolgere gli italiani, i giovani attorno alle ragioni perché da questo grande male poi possa venire l'indicazione che la pace è una condizione che assicura lo sviluppo dei popoli. Parlare di unità d'Italia oggi è un po' caso particolare quello che si sta presentando, soprattutto con queste richieste, queste necessità quasi che alcune popolazioni italiane chiedono di indipendenza, di staccarsi, di secessionismo. Lei come la vede, come la vive? Noi abbiamo una situazione di crisi economica forte in Italia, in Europa e largamente in Italia, per cui abbiamo forti tensioni, il momento politico è complicato, va ristrutturato, va cambiato, va ammodernato. Occupiamoci è un progetto che raccoglie sostegno lavoro, esperienza lavoro e lo sportello lavoro. Un progetto che intende offrire sollievo lavorativo in tempo di crisi. Carmignano propone un progetto a più livelli, dallo sportello lavoro in comune ai corsi di aggiornamento o formazione professionale, fino ad arrivare a vere e proprie esperienze lavorative retribuite. Sostegno lavoro è parte del progetto Occupiamoci, andrà a toccare le fasce dai 31 anni in su e metterà a disposizione 10 posti di lavoro per 6 mesi rinnovabili per tutta una serie di attività all'interno del nostro territorio. Perché Occupiamoci e perché Sostegno lavoro? Perché Occupiamoci avrà un monte ore di 25 ore a settimana, 20 ore saranno retribuite attraverso un contratto a tempo determinato e 5 ore saranno di volontariato. Cioè noi ci occupiamo delle persone, le persone si occupano del nostro territorio. E infatti anche dall'associazionismo del volontariato arriva un contributo. Abbiamo ideato questa formula della compartecipazione, dei lavoratori che insieme al comune riescono a fare una parte di reinserimento lavorativo e una parte di ringraziamento alla comunità sviluppando del lavoro con una formula di volontariato. Beh, noi partecipiamo mettendo in campo le nostre assistenti sociali e creando la rete, e non potevamo non esserci col comune di Carmignano, perché è un comune che si dà molto da fare, in particolare il vice sindaco Bolis è veramente reattivo rispetto a tutte le situazioni che riguardano il mondo dei giovani e il sociale. Vinitaly è la fiera del vino nel mondo. Una vetrina per il mondo non solo del vino ma dell'intero Veneto. Tutto questo è Vinitaly, salone internazionale del vino e dei distillati ospitato fino a domani nei padiglioni di Verona Fiere. Un appuntamento che anche quest'anno ha confermato il grande interesse da parte di privati ed esperti del settore verso un prodotto di cui la nostra regione può vantare l'eccellenza, e i numeri lo confermano. Beh, il Veneto che è la prima regione d'Italia per produzione, 9 milioni e 100 mila ettolitri, dei quali 4 milioni e mezzo sono ovviamente produzioni ad hoc e di OGG. 620 milioni di fatturato, 28 mila aziende agricole, 26 mila occupati. E diciamo che questi sono dati importanti perché ci attestano come i primi produttori a livello nazionale e soprattutto abbiamo dei vini che sono dei grandi ambasciatori in giro per il mondo. Oggi il Made in Italy è vino italiano e la prima voce dell'export per l'Italia, ma per il Veneto, è proprio il settore dell'agroalimentare.
e quello più forte è il settore del vino. L'edizione del Vinitaly di quest'anno ha puntato i riflettori su quello che lo stesso Zaia ha definito uno dei successi mondiali del Nord-Est, il Prosecco, con oltre 450 milioni di bottiglie vendute solo quest'anno. Un successo che però deve fare i conti con la burocrazia, ma soprattutto con la contraffazione, tema caldo dell'edizione del 2014. La verità è che fanno danno ai nostri produttori, ma fanno danno anche ai consumatori, perché poi alla fine tu metti a repentaglio molto spesso la sicurezza alimentare. Oggi in Venezuela perché c'è un regime che si è dimenticato che esiste una convenzione per i diritti umani. Vorrei parlare per gli studenti, vorrei dire ciò che gli studenti vogliono e tutti i cittadini vogliono, perché siamo stanchi di tutta questa repressione, di tutta la violenza. Sono riuscito a scappare, è stato anche molto difficile. Io sono un giovane di 20 anni che non ho conosciuto un altro governo. Da quando sono nato ho avuto Chavez, adesso Maduro, che è sempre lo stesso governo. Lui è Fernando Cepeda, studente, 20 anni. La settimana scorsa è scappato dal Venezuela per rifugiarsi in Italia. Lui, assieme ai suoi conterranei, vuol far sentire il grido di dolore di un intero paese schiacciato dalla dittatura. Una situazione che non è abbastanza conosciuta a causa del silenzio e della censura posta agli organi di stampa dal governo venezuelano. Noi saremo una cassa di risonanza di tutti i venezuelani che oggi non riescono a farlo. Fernando ha portato a Bassano la sua testimonianza, sofferta ma colma di forza, di voglia di combattere per la libertà della sua terra e i diritti della sua gente. Una volta ho sentito delle storie che c'era una Venezuela bellissima, dove c'erano soldi, era un paese bellissimo. Io quella Venezuela non l'ho conosciuta, ma io lotterò per conoscerla, perché io voglio conoscere quella Venezuela. Questa iniziativa consisteva nel farci capire le regole di andare in moto, in bicicletta, come cioè le normative che bisogna seguire e per viaggiare sicuri. Di Road of Life, atto conclusivo del progetto di educazione stradale avviato dal comando della Polizia Locale Distretto Padova 1A con il coinvolgimento dei comuni dell'Alta Padovana. 9 scuole superiori, 546 ragazzi impegnati per un mese intero in lezioni teoriche e pratiche. A Cittadella i giovani hanno sottolineato l'interesse per una materia che li riguarda molto da vicino, esibendosi in prove su percorsi appositi allestiti in piazza Piero Bon. Secondo te quali sono stati gli ostacoli maggiori? Quali potrebbero essere gli ostacoli maggiori quando per esempio si va in moto? Ma non so, per esempio quando sei con gli amici che vuoi fare qualche stupidaggine per farti figo. Sempre di più adesso si pensa a come modificare il motorino e non a lasciarlo originale e rispettare le regole. Hanno detto anche che sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti tipo non si ha i flessi, quella bra, come da normali. Ecco i risultati d'analisi dell'acqua effettuate da ETRA nel comune di Solagna. I dati che vi presentiamo rappresentano le medie sulle analisi effettuate e attestano la purezza microbiologica dell'acqua che ogni giorno sgorga dal vostro rubinetto. Da casa potete fare il confronto tra i dati riportati su queste tabelle e gli stessi che trovate sulle etichette delle acque in bottiglia. Ma vediamo i dati più significativi per attestare purezza e salubrità dell'acqua. Il pH, ovvero l'indicatore d'acidità, è 7,35, il residuo secco è 258 mg. Per litro. Colore e odore sono assenti, il calcio è 67,8 mg litro, i fluoruri hanno un valore di 0,12 mg su litro, il potassio è inferiore ai 5 mg litro, il magnesio si attesta sui 19,4 mg per litro, il sodio è 5,1 mg per litro. I dati sono stati forniti da ETRA, che si occupa di monitorare l'acqua assieme alle ULS su tutto il territorio di sua competenza. Grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci.